Il Gran Ballo di Sissi è un evento che nasce dopo una lunga ricerca sui manuali dell'epoca e anche andando a riguardare i film che hanno visto protagonisti nella saga proprio Sissi. Io ho cresciuta con il mito di Romy Schneider e i film appunto di Sissi, un grande onore. Poi al mio braccio questa sera avrò l'ambasciatore d'Austria, nonché il mio Franz Josef. Stanotte dormo sogni molto sereni, peccato sia tutto un sogno. Perché questo è un momento che non mi voglio perdere per nessuna cosa al mondo. Io credo che cercare di recuperare il romanticismo con tutto ciò che gira intorno alla cultura ottocentesca sia un'operazione semplice nell'istante in cui si capisce che non si è delle mosche bianche, anche perché lì per lì in un primo momento sembra quasi che in giro ci sia una volgarità dominante, ma quando si capisce che magari riuscendo ad incontrarsi tra persone che hanno lo stesso modus vivendi e modus operandi non si è più da soli, beh allora lì la passione si ingrandisce e grazie al cielo, come si vede anche alle mie spalle, i numeri sono anche altrettanto interessanti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 1 e 2. Così un po', come posso dire, da sogno. Oggi certo andare in metropolitana vestiti così non sarebbe forse molto facile. Certo, poi la realtà è diversa, siamo nel 2012, però ogni tanto calarsi, abbandonare i jeans che sono stracomodi, però indossare un abito del genere, non, ecco, io non so come facessero imperatrici, dame, principesse, avevano sempre al seguito, non so, una corte infinita, perché ragazzi al bagno era un no per andare in bagno, comunque cambiarsi, quindi beati i jeans, però signori, ogni tanto è bello anche abbandonare il casino cittadino, ormai si corre a destra e manca, e tuffarsi in un'epoca che non è la nostra, però ci fa tanto sognare.